tra altri versi, un'idea di Dario Albertini. Si può inciampare in una poesia e nello stesso tempo in cui si inciampa in una poesia, allo stesso modo inciampare nella vita di un poeta o di una poetessa? Devo essere sincero, quello che vi propongo in questo secondo episodio di Per altri versi è un azzardo creativo e anche un azzardo interpretativo, e adesso vi spiegherò il perché. Innanzitutto bentornati. Per altri versi, il ciclo estivo del podcast del canale YouTube di Caffè Italia, nel quale per il quarto anno consecutivo parliamo di poesia in un altro modo. Ecco perché per altri versi. Ma per altri versi significa che oltre a dare spazio a artisti notissimi, noti, quasi noti, diamo spazio anche a poetesse e poeti emergenti, pressoché sconosciuti. Nell'episodio precedente, che trovate nella raccolta, ad esempio, abbiamo parlato di una poetessa molto sensibile che si chiama Emma Di Stefano, una di quelle artiste e di artisti che hanno raccolto il mio invito a scrivere un'email a caffeitaliaradio@gmail.com, scrivendo in oggetto Per altri versi 2024, inviando tre poesie, una biografia e qualche riga per farci intendere quali siano le motivazioni e le ispirazioni che hanno indotto, guidato, spinto, reso necessario comporre delle poesie. In questo episodio invece sono io ad aver inciampato, e la poesia di inciampo, avete presente, ci sono quelle pietre nel ghetto di Roma che ricordano i caduti nei campi di sterminio, si chiamano pietre di inciampo, e io con grande rispetto vi parlo invece di poesia di inciampo. E la poesia di inciampo, dicevo, scusate, a volte perdo il filo, ma per altri versi significa anche non avere un copione davanti. La poesia che è la mia poesia di inciampo, ebbene, dice così: quel che è vero non sparge sabbia nei tuoi occhi. Per quel che è vero, morte e sonno con te si scuseranno, come incarnato, saggio per ogni dolore, quel che è vero smuove la pietra dal tuo sepolcro. Quel che è vero, caduto ormai, slavato, seme o già foglia, nel letto malsano della lingua, un anno e un anno ancora ed ogni anno, quel che è vero non crea tempo, lo salva. Quel che è vero discrimina la terra, pettinando sogno certo e coltura, alza la cresta e colmo di frutti strappati ti folgora, prosciugando ogni cosa. Quel che è vero non spera la scorreria, quando per te forse è in gioco tutto, sei la sua preda se le tue ferite sgorgano, nulla ti assale che non ti tradisca. Giunge la luna con brocche avvelenate, bevi il tuo calice. L'amara notte cala, la feccia schiuma su penne di colombe se un ramo non è portato in salvo. Schiavo del mondo sei gravato di catene, ma quel che è vero nel muro apre le crepe. Vegli e nel buio vai scrutando intorno a ignota via d'uscita. Tu sei volto. Questa poesia si intitola Quel che è vero ed è di Ingeborg Bachmann. E io, il mio inciampo è proprio Ingeborg Bachmann, poetessa c'è e giornalista austriaca. Perché io parlo di inciampo? Perché vi sarà capitato, forse, o vi capiterà,
che quando, giusto appunto, inciampate in uno scritto, anche in prosa, non è necessario che sia in poesia, in qualche modo nella vostra mente si accende una luce, per meglio dire, fulmina qualcosa, un'intuizione, no? Sul percorso di vita dell'autore o, come in questo caso, dell'autrice. Beh, la mia intuizione è stata che la vita di Ingeborg Bachmann fosse stata percorsa da un senso di morte, scusate, ve lo dico proprio per com'è. E andando a cercare la sua biografia, ho scoperto che il 17 ottobre del 1973 Ingeborg Bachmann, che aveva scelto l'Italia, aveva scelto per Roma per vivere, ci si era trasferita dall'Austria, è scomparsa in circostanze misteriose. Cosa o chi ha portato via Ingeborg Bachmann? Ingeborg Bachmann è stata portata via dal fuoco. Infatti è morta nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dopo qualcosa che era successa 22 giorni prima. Quindi pensate, 22 giorni di agonia con le ustioni che intanto le mangiavano il corpo. L'immagine che vi sto dando, lo so, è sinistra, ma se voi avrete il desiderio di andare a conoscere meglio Ingeborg Bachmann, vedrete che il fuoco, come metafora, ma non solo, è una costante della sua produzione poetica. E pensare che la sua vita di scrittrice cominciò proprio con la poesia, quindi potremmo pensare che sia paradossale che proprio i suoi versi abbiano in qualche modo fatto da viatico a questa tragicità, a questo presagio, a questa, come posso dire, ineluttabilità della fine della sua vita in quel modo. La Bachmann ha scritto di quelle che possono essere le cause che ci portano via dal nostro transito terreno. Ha intitolato un ciclo di libri cominciato nel 1971, pensate, Cause di morte. E il suo romanzo, Malina, è rimasto incompiuto. È morta prima di averlo terminato. C'è tanta concretezza, pensate che proprio all'approssimarsi della fine forzata di Molina, per meglio dire del punto di sospensione, la poetessa parla di io, la voce narrante femminile la identifica come io, e per la prima volta fra le righe riconduce a sé, riporta a sé il senso della fine, quella fine che lei in qualche modo ha profetizzato. Debbo stare attenta a non cadere con la faccia sul fornello, a non mutilarmi da sola, a non bruciarmi da sola. E qui è chiaro che vi ho dato un perché del mio inciampo, perché non mi sembra casuale, non trovo nulla di casuale. È come se per tutta lungo tutta la sua produzione poetica la nostra autrice Ingeborg Bachmann avesse in qualche modo lasciato delle molliche come Pollicino, no? Per arrivare a poi a dare un senso a quella che sarebbe stata la sua fine. Il fuoco, dicevo, il fuoco lei lo cita e lo ricita
cita Jacopone da Todi, in fuoco l'amor mi mise. E ancora ci fa incontrare una salamandra fra le fiamme, salamandra che sembra non provare alcun dolore fra le fiamme, che addirittura vi sopravvive. Questo nella raccolta Invocazione all'Orsa Maggiore. Episodio tragico di per altri versi? No, perché ce ne sono altri della Bachmann che sì, sono intensi, ma non sono così crudi. Ora ve ne propongo un altro. Scendi, Orsa Maggiore, notte arruffata, fiera dal manto di nubi, dagli antichi occhi, stelle occhi, nel folto si aprono, scintillanti, le tue zampe con gli artigli, stelle artigli, vigili, pascoliamo gli armenti, pur da te ammaliati, e diffidiamo dei tuoi fianchi sfiniti, degli aguzzi denti dischiusi, vecchia orsa. Un cono di pigna, il vostro mondo, voi le sue squame, dagli abeti del principio agli abeti della fine l'ho rivolto, lo sbalzo, l'annuso, ne saggio il sapore e l'abbranco. Temete e non temete, gettate l'obolo nella borsa, all'uomo cieco una buona parola, perché tenga l'orsa al guinzaglio e condite gli agnelli di spezie. Potrebbe quest'orsa liberarsi, non più minacciando, incalzando ogni pigna dagli abeti caduta, maestosi abeti alati precipitati dal paradiso. È incalzante questa poesia che vi ho letto, che è proprio Invocazione all'Orsa Maggiore. E quindi qual è il senso? Beh, io non ve la do la risposta, perché altrimenti questo non sarebbe per altri versi. Potreste dire, magari, chissà, potreste avere anche ragione, che chi vi parla non abbia capito niente. Ma non è detto che la poesia debba essere sempre capita. Perché il mio inciampo nei versi della Bachmann? Proprio perché ho colto una sorta di contraddizione fra l'incalzare entusiasta dei suoi versi e questa nota sinistra che poi ho scoperto quando ho letto della sua fine e di tutte le tracce. Ho parlato delle mollichine lasciate da Pollicino, ecco, tutte le tracce, tutte le mollichine che Ingeborg Bachmann ha lasciato fino ad arrivare poi all'esito tristo della sua vita. Io mi fermo qui perché ogni parola in più sarebbe di troppo. Vi invito a scoprire Ingeborg Bachmann. Nella descrizione dell'episodio inserisco anche dei riferimenti precisi per guidare la vostra ricerca, se avrete piacere di farlo. Per altri versi, dove nella poesia si inciampa anche, no? È stato il leitmotiv, il filo conduttore, il fil rouge, se preferite, dalla mia prima esternazione fino alla fine. Per altri versi si può anche arrivare senza che Dario Albertini inciampi nella vostra poesia. È sufficiente scrivere un'email a caffeitaliaradio@gmail.com. Nell'oggetto scrivete Per altri versi 2024, mandateci due, meglio tre, poesie, la vostra biografia e qualche riga nella quale ci spiegate perché componete poesia. Grazie per l'ascolto. Questo episodio, insieme al precedente e poi a tutti quelli che seguiranno nelle raccolte sul podcast e sul canale YouTube di Caffè Italia, dove anche per altri versi ci piace tanto raccontarvi storie che aprano orizzonti. Per altri versi, un'idea di Dario Albertini.